Bentrovati amici di Gilda TV. In questi giorni non si è fatto altro che parlare di concorso e di mobilità. Sul concorso Gilda TV si è occupata più volte e certamente ci torneremo ancora. Oggi vogliamo dedicare questo servizio alla mobilità, cercando di fare un po' di chiarezza. Quali sono le principali novità? Da Napoli Antonietta Toraldo, della Direzione Nazionale della Gilda degli Insegnanti. Sono qui per illustrarvi i contenuti e la tempistica del nuovo contratto della mobilità per il 2016-2017. Nei giorni scorsi il MIUR ha emanato una nota informativa nella quale ha illustrato le principali novità. In pratica la mobilità avverrà non come per gli anni precedenti su scuola, ma prevalentemente su ambiti territoriali e sarà aperta una fase straordinaria su tutti i posti disponibili per tutto il personale già di ruolo, compreso quello assunto quest'anno. L'iter del contratto avrà dei tempi precisi: entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, il Ministero dell'Economia e il Dipartimento della Funzione Pubblica procederanno alla prevista certificazione. L'atto sarà poi trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le operazioni vere e proprie inizieranno con la presentazione delle domande a metà marzo. Tutte le operazioni dovrebbero essere espletate entro luglio. Ma vediamo nello specifico quali sono i punti chiave dell'accordo sottoscritto dalle altre organizzazioni sindacali, ma non dalla Gilda degli Insegnanti. In pratica la mobilità si articolerà in più fasi, nella precisione saranno quattro. Alla prima fase parteciperanno tutti i vecchi assunti entro il 2014-15 che potranno continuare in ambito provinciale a fare domanda su scuola, quindi non perderanno la titolarità della scuola. Però laddove volessero spostarsi in ambito interprovinciale, quindi in un'altra provincia, dovranno chiedere gli ambiti territoriali. Se saranno accontentati per la prima preferenza di ambito, gli sarà loro assegnata una scuola, altrimenti entreranno anche loro a far parte dell'ambito, quindi acquisiranno la titolarità di ambito e saranno chiamati dai dirigenti scolastici per l'assegnazione dell'incarico. Gli assunti nelle cosiddette fasi 0 e A del piano della buona scuola, previsto dalla buona scuola, avranno una sede definitiva nella provincia nella quale sono stati assunti, ma se vorranno spostarsi in un'altra provincia, anche loro faranno parte degli ambiti territoriali, quindi con conseguente chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Gli assunti invece delle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni sono suddivisi in due sezioni. Abbiamo gli assunti dalle graduatorie di merito e gli assunti dalle graduatorie di esaurimento. Gli assunti dalle graduatorie di merito, quindi provenienti da concorso, otterranno un ambito tra quelli della provincia nella quale sono stati assunti. Laddove però volessero cambiare provincia, potranno farlo, ma questo avverrà in subordine rispetto agli altri. Successivamente abbiamo gli assunti delle fasi B e C da graduatoria ad esaurimento, i quali potranno fare domanda di mobilità però su tutto il territorio nazionale. Tutte le procedure, le modalità e i criteri attuativi saranno concordati a breve tra il MIUR e le organizzazioni sindacali. Cari colleghi, nel salutarvi volevo sottolinearvi che la Gilda degli Insegnanti non ha firmato il contratto della mobilità perché ritiene che il sindacato non possa e non debba accettare la logica del si salvi chi può.